I broccoli appartengono alla famiglia delle crocifere, che comprende tra gli altri anche crescione, rafano, ravanello, cavolo e cavolini di Bruxelles. La parola broccolo è la forma allungata e quasi diminutiva di brocco, dal basso latino broccum, che originariamente stette per dente sporgente. E poi per ampollo, germoglio. Il termine indica in primis il tallo della rapa e di talune qualità di cavoli quando cominciano a fiorire. I broccoli sono ortaggi ricchi di sali minerali, come specialmente calcio, ferro, fosforo e potassio. Contengono anche vitamina C, indispensabile per prevenire diverse patologie che vanno dalle malattie cardiache all'osteoporosi. Vitamina B1 e B2. Fibra alimentare. Per questo sono indicati in caso di stitichezza. Il sulforafano, una sostanza che previene la crescita di cellule cancerogene, impedisce anche il processo di divisione cellulare, con conseguente apoptosi, morte della cellula. Ed esplica un'azione protettiva contro i tumori intestinali, polmonari e del seno. I broccoli combattono la ritenzione idrica, aiutando l'organismo a disintossicarsi e ad eliminare le scorie. Si tratta di alimenti preziosi, dalle virtù curative straordinarie, compresa quella di ridurre il rischio di cataratta e proteggere dall'ictus. Alcuni ricercatori dell'Università della California, capitanati dal professor M. Riedl, hanno eseguito uno studio su volontari sani. Ad alcuni di essi hanno somministrato estratti di broccoli. Ad altri solo placebo. Dalle osservazioni cliniche che ne sono scaturite è emerso che gli attivi presenti in questi ortaggi hanno inoltre capacità di mitigare le infiammazioni delle vie aeree superiori. Faringe, laringe, trachea e parte alta dei bronchi. Ed è tutto merito del sulforano. Dato l'elevato potere antiossidante dei broccoli, secondo studi medici, un adeguato consumo aiuta a rafforzare le difese immunitarie e a combattere l'Helicobacter pylori. Un batterio molto resistente che colonizza la mucosa gastrica, generando e provocando gastriti ed ulcere. I broccoli sono ottimi cotti, ma non troppo. Mentre una cottura a bassa temperatura contribuisce al rilascio di alcune sostanze protettive. Surriscaldandoli in una cottura prolungata, se ne distruggono altre. Ad esempio, i carotenoidi, come il beta-carotene, resistono al calore, ma gli indoli come l'I3C, molecola antitumorale, sono termolabili. L'ideale è una leggera cottura al vapore. I broccoli inoltre hanno delle proprietà benefiche per l'organismo, quali rinforzare le difese dell'organismo. Le vitamine A e C contenute nei broccoli allontanano il rischio di raffreddore e di influenza. Contrastare la formazione di sostanze cancerogene. Le vitamine A e C hanno proprietà antiossidanti. Combattono cioè la formazione di composti cancerogeni, come le nitrosammine nello stomaco e nell'intestino, contribuendo a proteggere l'organismo dalla formazione di tumore. Facilitare il transito intestinale. La fibra alimentare, soprattutto cellulosa e lignina, combatte la stitichezza e contribuisce quindi a prevenire patologie come la diverticolosi intestinale. Aiutare ad affrontare con minor fatica le diete dimagranti. L'effetto saziante delle fibre e lo scarso contenuto di calorie rendono questo ortaggio particolarmente indicato per le persone che seguono regimi alimentari dimagranti. Occorre però fare attenzione nelle persone che soffrono di colite. Infatti, l'alto contenuto di fibre del broccolo può costituire un problema per chi soffre di questo disturbo. In questo caso, le fibre possono essere attaccate dalla flora batterica, con la conseguente produzione di composti gassosi che determinano flatulenza intestinale. I broccoli sono alleati di apparato respiratorio, sistema immunitario, apparato circolatorio, intestino, circolazione linfatica, occhi e ossa. È pertanto necessario frantumare le fibre facendone un passato di verdure.
A tal proposito, c'è una cura disintossicante per l'organismo, che si basa sulla purea di broccoli, da consumare quotidianamente, per un periodo di circa un mese. Cuocere i broccoli a vapore, quindi ridurli a purea, e condirli con sale e olio extravergine, di oliva crudo. Si possono utilizzare anche le foglie più giovani e la parte interna del gambo. 100 g di broccoli contengono 39 kcal. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.